Questo è un video particolare, diverso dagli altri. Negli altri video prendo un argomento, sempre da testi di noti studiosi, lo organizzo, lo riassumo e lo presento in modo, spero, facilmente fruibile a chi segue il canale. In questo caso, però, vorrei spendere qualche parola sul perché faccio video di questo genere dedicati alle questioni sul cristianesimo. Si chiama proprio così la playlist. È vero che su questo canale affronto molti altri temi, la storia, la filosofia, la letteratura, ma qualcuno mi ha fatto notare che insisto molto anche su questioni legate alla religione e mi chiedeva perché. In questo caso rispondo solo a questa domanda, ma non è escluso che in futuro io faccia altri video dedicati alle obiezioni, alle critiche e, per fortuna, molto più frequenti, ai complimenti che mi lasciate nei commenti. Quindi qual è il motivo dei video dedicati alle questioni religiose e in modo specifico alle questioni sul cristianesimo? Per prima cosa, l'argomento mi appassiona e mi ha sempre appassionato, e difatti quello che mi limito a fare spesso è divulgare libri letti, studi fatti, dopo averli assemblati in modo adatto a video, a filmati di 10-15 minuti. In secondo luogo, la questione religiosa riguarda e soprattutto in passato ha riguardato la mia vita, la mia biografia. Ma la mia personale esperienza non credo affatto sia interessante e in ogni caso, anche se qualcuno dovesse trovarla tale, non avrebbe comunque nessuna rilevanza argomentativa. Le biografie e i vissuti personali non dimostrano niente. Lo fanno, semmai, i fatti e i pensieri passati al vaglio della ragione e degli strumenti di indagine. Per questo non parlo mai della mia esperienza, del mio percorso, del mio rapporto con la fede, con l'esperienza religiosa. Insomma, tutto questo non è importante. Neppure ce l'ho con la fede. Tutti abbiamo delle fedi, da quelle più elaborate e sistematizzate dalla teologia a quelle più banali. Io, per esempio, in questo momento ho fede che la sedia su cui sono seduto mi regga, altrimenti non rilasserei i muscoli delle mie gambe. Piuttosto ce l'ho con la prepotenza della fede, che c'è quando la fede si autoproclama verità e in quanto tale pretende di influenzare la vita di tutti, sia di chi quella fede ce l'ha, sia di chi non ce l'ha. Ma c'è di più. Che pretenda o no di influenzare la vita delle persone, già nel momento stesso in cui la fede si proclama verità, non avendone affatto lo statuto, compie un arbitrio, un atto di prepotenza. L'obiettivo di questi video è quindi spesso quello di riportare la fede nel suo alveo, all'interno dei suoi argini. Quando si vede la fede per quello che è, indirettamente si promuove la laicità e la democrazia. Perché in sostanza è come se si dicesse: la verità, anche se tu millanti di averla, non ce l'hai. E quindi, se non ce l'hai, non solo le persone sono autorizzate a cercarla insieme con il confronto e con la convivenza civile, ma sono autorizzate anche, finché non la trovano, a vivere e a gestire la loro esistenza come meglio credono, secondo le loro convinzioni. Quando, per esempio, il credente pretende di influenzare le scelte sul fine vita degli altri, affermando come verità che la vita è un dono di Dio che nessuno può toglierci, quello che occorre fare è mostrare che quella non è affatto una verità e dunque che ognuno può e deve scegliere secondo la propria convinzione. È vero che la verità ci vincola, ma per vincolarci deve prima essere trovata e deve essere incontrovertibile, evidente a tutti, al di là di ogni opinione, altrimenti non è verità. Questi video, insomma, vogliono essere un modesto contributo alla laicità e alla democrazia, un piccolo antidoto alle prepotenze di quelli che si arrogano il diritto di agire in nome della verità, senza però prendersi la briga di mostrarla e di fondarla. Il Vangelo dice che sono beati coloro che credono senza vedere. Certo, ci vuole un grande sforzo di volontà per farlo, ma sta di fatto che questo principio è profondamente democratico. La fede è vera e tale solo se non ha evidenze. Se consiste nell'affidarsi senza calcolo, senza le sicurezze dell'agnosi, delle certezze. Invece sono poco democratici e prepotenti coloro che sostengono, a volte sbraitando, altre volte nascosti dietro il principio di autorità, che le cose non possono che stare come loro dicono, che hanno un'evidenza che però non riescono a mostrare. I sentimenti, la famiglia, la vita, la morte, gli affetti, l'universo, l'amicizia, la natura e mille altre cose hanno il senso che loro gli danno e non altri sensi o forme possibili. Le cose stanno per forza come loro affermano. E le prove però dove sono? Non ci sono.
Ecco perché si tratta di prepotenza. Ecco, questi video vogliono mettere in discussione queste presunte certezze per ridare alla fede quel suo fondamento democratico che i suoi interpreti spesso vogliono negare prepotentemente. La fede, quella di tutti, compresa la mia, è un legittimo atto di volontà che non può avere la pretesa di verità. In quanto tale, deve per forza lasciare spazio ad altri atti di volontà, quindi ad altre fedi. In questi video, la messa in discussione della fede come verità passa attraverso l'indagine storica, filosofica, esegetica, logica e razionale, con tutti i limiti miei del mezzo e dei contenuti. E senza nessun rancore, con assoluta serenità e anche con divertimento, ma con l'intenzione di fare un servizio alla laicità, alla democrazia e soprattutto al dubbio. A questo proposito chiudo con le parole di Uta Ranke Heinemann, che è stata teologa, allieva niente meno che di Rudolf Bultmann, prima donna autorizzata dalla Chiesa Cattolica ad insegnare teologia e prima donna ad essere allontanata per le sue posizioni, direi, da essere umano pensante. Posizioni raccolte in alcuni libri, tra cui quello che sto per citare, dal titolo Così non sia. L'autrice scrive queste parole che estrapolo dall'introduzione. L'uomo ascolta in buona fede quello che gli viene detto e perciò egli costituisce un terreno fertilissimo per la religione. Ma l'uomo, molto più che con Dio, ha a che fare con i suoi rappresentanti e poiché questi assicurano che i loro discorsi servono alla sua felicità e salvezza eterne, l'uomo dà spesso e volentieri ascolto ai loro discorsi, senza porre domande. Accetta e crede tutto ciò che loro dicono di credere e di fare, poiché, nei confronti di un'autorità istituita da Dio, ogni dubbio gli sembra essere peccaminoso. Quanto alla verità di Dio, il cristiano la affronta nella sua vita solo indirettamente. Infatti, secondo il Catechismo, quel che Dio ha rivelato ci viene insegnato dalla Chiesa Cattolica. Di conseguenza, il cristiano riceve la verità, semmai di seconda mano. Ma una verità che è passata per altre mani è una verità censurata e il Dio che l'uomo incontra alla fine della catena di distribuzione ecclesiastica è un Dio censurato. In più la verità, o quel che ne è rimasto, è degenerata per via della inettitudine teologica dei pastori in una massa di cose incomprese e incomprensibili e pertanto in falsa fede e superstizione. La Chiesa chiama l'uomo alla fede e non alla riflessione. E pertanto questi si esercita per tutta la vita nella ginnastica dell'annuire, del dire così sia. In una religione che chiama beato il credente e mai lo scettico, coloro che si pongono domande rimangono senza benedizione e risultano spesso sospetti agli occhi dei credenti. Ma in realtà il domandare è una virtù cristiana, benché sia solo raramente una virtù dei cristiani. Può capitare che l'uomo non si accontenti più della fede che altri pretendono da lui, che non ne possa più delle fiabe che gli raccontano, che non sia più disposto a pensare che queste cose siano vere, perché ne soffrono il suo cuore e il suo intelletto.